ballano, cantano, strappano sorrisi e applausi. Sul palco si esibiscono piccole stelle tra i 6 e i 15 anni, 20 tra bambini e ragazzi, tutti figli dei dipendenti di Unicoop Firenze. In platea mamme, babbi, nonni e bimbi. L'Obiol di Firenze ospita la Festa della Befana che ogni anno l'Ufficio Comunicazione Interna di Unicoop Firenze, insieme alla Direzione Risorse Umane, regala ai dipendenti della cooperativa. In centinaia sono arrivati qui da mezza Toscana. Il ricavato dalla vendita dei biglietti è andato in favore della Fondazione Il Cuore Si Scioglie. Unicoop Firenze sono ormai 20 anni che fa questa manifestazione, forse più di 20 anni. E questa è un'occasione importante, una forma anche se si vuole di aggregazione. È un pomeriggio diverso dove molti colleghi che hanno dei bambini piccoli vengono alla Festa della Befana, è una forma quindi di aggregazione dove si sta insieme, ci si diverte e dove si ha l'opportunità di vedere dei piccoli attori in erba esibirsi sul palco. Dopo il successo dell'anno scorso, anche per animare l'Epifania 2016, è stato replicato il concorso dedicato ai bambini, ma al canto in questa edizione si è aggiunta la novità del ballo. E i concorrenti in erba hanno preso sul serio questo impegno. Ti piace cantare? Provo tipo una sensazione di sollievo e di creatività di questa canzone, cose del genere. Tanto impegno e molte prove, perché è abbastanza difficile. Sono emozionato? No, è la prima volta che la faccio. No, e per questo è la prima volta, poi in teatro, le gare, sono bello andato. Ma in un mondo di pagliacci e di buffoni, noi siamo persone serie. Com'è andata oggi? Benissimo, io sono la mamma di un bimbo che ha cantato, emozionatissima. Veramente bellissimo e, se posso dire, anche meglio dell'altro anno. Tornata volentieri, poi la bimba ha cantato, per cui per noi è una cosa in più forse, però credo che obiettivamente sia stato e sarà ancora fino alla fine un bello spettacolo, sì, una bella iniziativa. Ci sono voluti mesi di preparazione per scegliere e mettere a punto le baby esibizioni grazie all'aiuto di una giovane maestra, figlia anche lei di una lavoratrice di Unicoop Firenze. È stata un'esperienza non nuovissima perché l'anno scorso c'è già stata ho già avuto con loro un'esperienza così. Quest'anno c'è stata l'aggiunta della danza, che è stata una bella aggiunta, ha dato un bel valore allo spettacolo e è stato molto bello prepararli e avere questo tempo con loro, passare questo tempo con loro. Un pomeriggio di festa per stare insieme con tante sorprese. Il musical La favola più bella della Compagnia delle Formiche, laboratori per i piccoli e l'immancabile incursione della Befana. Presa la calza? Sì. Cosa c'era dentro? Non l'ho ancora vista. Dopo dolciumi e spettacoli, l'appuntamento è quindi per il prossimo anno.